Presidente, il Ministro ha detto che il Sud non è una riserva, vogliamo andare indietro di qualche anno. Lei fece una proposta a suo tempo di creare con le regioni del Sud un coordinamento. Sono maturi i tempi perché si possa lavorare insieme e veramente rilanciare il Sud? Ma il frutto, non c'è dubbio che di sì, il frutto raggiunto negli ultimi, in quest'anno trascorso, che ci dà anche in avanti rispetto all'Italia, alle altre regioni d'Italia, sugli indici di performance, ci dice che la cooperazione interregionale funziona e il raccordo con il governo nazionale funziona ancora di più. Guai a pensare che il Sud sta in un perimetro che alza le barriere e dice oltre noi no. Il Sud rappresenta un valore aggiunto se guarda al Mediterraneo e se l'Europa ritiene di investire sul Sud. Noi siamo funzionali all'Europa come l'Europa è funzionale al Sud. Molti lucani sono al di fuori anche dei confini nazionali a testimoniare l'intelligenza, la professionalità, l'imprenditoria locale. Quanto questo potenziale potrà tornare per aiutare la Basilicata a decollare definitivamente? Se creiamo le condizioni, tantissimo. Oggi noi abbiamo tante numerose intelligenze, eccellenze in tanti campi della vita produttiva e attiva nel mondo. Abbiamo bisogno di creare le condizioni perché possano tornare e darci a distanza e poi un giorno qui direttamente linfa e opportunità, incoraggiamento e idee, perché soltanto l'orizzonte del futuro, quello che traguarda l'innovazione, ci consegna la possibilità, la chiave per farcela, altrimenti questo Sud non ce la può fare. Lei ha parlato di muratori e di carpentieri, non di demolitori. Al di là dell'immagine colorita, quanto questo suo messaggio sarà recepito per non pensare sempre al peggio e guardare con speranza al futuro? Ancora ce ne vorrà un po', perché molti demolitori fanno di quest'arte, tra virgolette arte, l'opportunità per carpire in buona fede il consenso dei cittadini. E allora ci vorrà un tempo entro il quale i cittadini con la politica del fare capiranno di quali bugie stiamo discutendo o qualcheduno sta provando a discutere o a somministrare. Allora io sono per dire, noi andiamo da questa parte, verso questo orizzonte, parlando la lingua della sincerità ai cittadini. Se gli altri vogliono venire, noi siamo qui felici di accoglierli, altrimenti andremo per la nostra strada.